Un gol dell'ex Pierantonio Sassano costa la prima sconfitta in campionato al Teramo. Ad agevolarlo un vero e proprio cadeau di Scipioni, un retropassaggio corto sul quale l'attaccante siciliano si è avventato per siglare il gol partita. Un peccato per i biancorossi che fino al gol non avevano subito le iniziative dell'11 di Cornacchini, il quale per l'occasione ha ripudiato la difesa a 4 optando per uno speculare 3-5-2 con l'altro ex Radi in difesa e Amlili in mediana. Turnover per Vivarini che cambia 5-1. Undicesimi di formazione, Caidi, Perrotta, Calvano, Cecchini e Moreo sono le novità rispetto alla gara col Savona. E il Teramo già dopo appena 10 minuti alla più ghiotta opportunità della gara. Polizzi esce a sproposito sul lancio di Speranza, Moreo sovrasta Radi e scavalca l'estremo difensore, ma il recupero in scivolata di Malus è provvidenziale. Il Teramo continua a menare le danze e a metà frazione Speranza incorna troppo centralmente la punizione di Di Paolo Antonio. Polizzi blocca. Al 34esimo il fulmine a ciel sereno che colpisce il Teramo. Scipioni controlla il rinvio di Polizzi, ma serve maldestramente Tonti. Il portiere teramano cerca la disperata di anticipare la corrente Sassano, ma il suo rinvio sbatte sull'attaccante dorico e si insacca. La rete indirizza la partita e la complica al Teramo. L'atteggiamento già prudente voluto da Cornacchini diventa ancora più funzionale all'Ancona, che si copre e punge di rimessa. Tonti a inizio ripresa sbarra la strada a Cognigni, pescato in area da Konaté. Lo stesso difensore dorico dopo pochi minuti è bravo a chiudere il fraseggio tra Da Silva e Cecchini davanti alla porta. Sul seguente corner Caidi anticipa tutti ma non inquadra la porta. A metà ripresa ci riprova ancora Moreo con un destro dal limite comunque impreciso. Non portano risultati gli innesti di Petrella e Lenoci per Di Paolo Antonio e Da Silva, mentre Cornacchini rileva il match winner Sassano con Bussi. Il finale di partita vede gli attacchi sterili e confusionari del Teramo ed ansia l'Ancona ad andare vicino al secondo gol sugli sviluppi di un errato disimpegno di Speranza. Bussi serve Paoli che spara alto. Così dopo 5 minuti di recupero l'Ancona fa sua l'intera posta in 4 giorni doppio 1-0 alle due cugine abruzzesi. Per il Teramo dell'era Campitelli seconda sconfitta al Del Conero e in generale 3 partite senza mai segnarci. Domenica altra trasferta a Pontedera contro il tutto cuoio.